Una vittoria di forza ed un segnale al rivale di sempre, Ilario Dionisi, quella di Stefano Cruciani, che chiude in modo perfetto il weekend del Mugello, andando a vincere una gara comandata dall'inizio alla fine. Cruciani è partito forte e, insieme al suo compagno di squadra Riccardo Russo, wild card, è andato subito in fuga. Niente da fare per Ilario Dionisi, autore di una partenza non all'altezza e costretto sin dalle prime tornate a rinunciare ad andare a riprendere i due di testa, lontani oltre 2,5 secondi dopo pochi giri. Alla fine il laziale si è accontentato della terza piazza a 10 secondi di distacco, mantenendo così la leadership della classifica. Davanti Russo e Cruciani se la sono giocata fino all'ultimo giro. Il campano è rimasto quasi tutta la gara nella scia di Stefano e nel finale ha fatto capolino 2 volte. Ma nella tornata decisiva Cruciani è ripassato in testa e grazie ad un giro perfetto è riuscito a mettere qualche metro utile tra lui ed il rivale. Sono bastati quelli ed un decimo di vantaggio per far esplodere la sua gioia per la prima vittoria nel 2013. Russo può dirsi di nuovo soddisfatto della sua prestazione. Alle spalle di Dionisi è arrivato Gregorini, bravo a mettersi dietro nel rettilineo conclusivo Marco Faccani e Mirko Giansanti. Tra i primi 10 anche Agnelli, Tamburini, Cottini e Spigariol. Sullo sport a un posto per te sia il sabato con la diretta qui e la targa va a Stefano Cruciani, eccola qua. Beh dai, dopo la gara di ieri purtroppo che abbiamo avuto un problema tecnico, oltretutto oggi posso dire che ho anche 2 costole rotte, quindi ho fatto un po' fatica, è stata una bella soddisfazione, abbiamo cambiato il telaio questa notte, i meccanici hanno lavorato fino a tarda notte e la moto in gara funzionava, anche se è arrivata un'ottima vittoria, c'avevo ancora un po' di margine, però fortunatamente non è servito, è stata una bella lotta col mio compagno di squadra, è stato bello perché siamo andati anche in testa al campionato insieme a Ilario, era dal 2009-2010 che non ero in testa a un campionato, ora speriamo di fare altre belle gare e di fare lottarci il campionato insieme a Ilario che vedo che è l'avversario più forte. Voglio ringraziare la squadra, la Pirelli, i tecnici di Andreani per il lavoro che abbiamo svolto. Questi giorni purtroppo l'ho fatti lavorare molto perché ho fatto un po' di danni, però alla fine ci siamo presi una bella soddisfazione. Niente, sono partito subito forte, ho provato a scappare, poi ho visto che il mio compagno di squadra Stefano Cruciani subito era nel gruppo con me. Sono stato dietro tutta la gara, l'ho studiato un po', ho visto che in certi punti ero più veloce di lui. Ci ho creduto fino all'ultimo, solo che peccato una piccola imbarcata mi ha fatto perdere quei 2-3 decimi. Ringrazio il team Puccetti, la Kawasaki, la Hollins, tutti i ragazzi, abbiamo fatto ottimo lavoro, la San Carlo, gli sponsor. Questa gara è stata come una gara d'allenamento, adesso ci stiamo preparando per Aragon, abbiamo fatto un po' di chilometri e vediamo di far bene. Bene, mi sarebbe piaciuto fare doppietta per dedicarla al team, questa è la pista di casa per loro. E niente, purtroppo non ce l'ho fatta, sono partito malissimo, mi sono trovato imbottigliato e quando ho superato gli altri, mi sono messo terzo, dico adesso ci provo, ma ormai era tardi, ho rischiato più di una volta di cadere e diciamo che mi sono accontentato, ecco, e quindi niente, speriamo per Vallelunga. Ringrazio comunque la scuderia Improve, la Metzeler, che hanno fatto un ottimo lavoro. Purtroppo noi paghiamo un po' il novizio della nostra moto, non so se si dice così, ma comunque uguale. E niente, dai, adesso ci prepariamo per Vallelunga, casa mia. Mi piacerebbe fare doppietta lì davanti a tanti amici, vediamo. Comunque faccio i complimenti a loro due, mi sarebbe piaciuto battagliare con loro per lo spettacolo, però bene così, dai, un podio, una vittoria, un terzo posto, non male. Siamo in testa in campionato insieme a Cruciani, comunque bene, dai, bene così.